sport invernali combinata nord. Gli applausi della platea di Spazio 900 hanno salutato anche quest'anno la premiazione 2011 degli atleti delle Fiamme Gialle sezione giovanile. Appuntamento che ormai si ripete ogni anno, come ha sottolineato Vincenzo Panariello. Un evento per noi tradizionale, alla fine dell'anno, presentazione dell'attività agonistica del nuovo anno, presentazione del calendario da tavolo, premiazione del settore giovanile, l'assegnazione di alcuni premi. Quest'anno tra l'altro particolarmente impreziosita da una prestigiosa location, un posto dove i nostri invitati sono rimasti particolarmente sorpresi da questo posto dove così abbiamo svolto questo evento, ci fa piacere, soprattutto ci fa piacere per tutti coloro che sono stati premiati, soprattutto per i ragazzi del settore giovanile, un settore a cui noi dedichiamo particolare impegno e grandi risorse. A dare il via al pomeriggio giallo-verde sono state le parole del comandante del centro sportivo della Guardia di Finanza, Domenico Campione, alla presenza della responsabile della preparazione olimpionica del CONI, Rossana Ciuffetti, e del delegato allo sport del Comune di Roma, Alessandro Cochi, e del presidente del CONI, provincia di Roma, Riccardo Viola. È un evento per noi importante perché è diventato un appuntamento fisso, tradizionale, il mese di dicembre. Importante perché, come ho già detto, noi presentiamo i nuovi atleti, procediamo alla premiazione di quelli che si sono distinti e inoltre facciamo il bilancio dell'attività del 2010 e anche una previsione per il 2011. Quindi un momento di incontro e di raccolta con tutti i soggetti del mondo sportivo, con la stampa, con le federazioni, con gli enti locali con i quali collaboriamo e che ci sono sempre vicini.